Sì, sicuramente grande onore al nostro avversario che è stato il Brixen, che nonostante le difficoltà di organico e quel periodo che sta attraversando ha saputo metterci veramente in difficoltà al secondo tempo. Ovviamente noi abbiamo ruotato tanto, appunto visto che siamo partite fortissime abbiamo portato il risultato dalla nostra parte in vista della gara di domani. Gara che avete affrontato comunque con grande concentrazione, soprattutto nella prima parte, quando serviva mettersi, diciamo, tanti gol alle spalle per scappare via. È un buon modo per arrivare alla finale, una vittoria con questo piglio, con questo atteggiamento? Sì, sicuramente questo era il nostro obiettivo. Ovviamente competizioni come la Supercoppa con partite secche sono molto strane, diciamo, perché in campionato avevamo vinto bene, oggi poteva essere una gara diversa e invece non l'è stato, ci siamo imposte dall'inizio. Quello che volevamo fare è dare tante rotazioni perché domani ci saranno altri 60 minuti appunto per il trofeo della Supercoppa. Sì, siamo partite già un po' scariche, paghiamo l'assenza di alcune giocatrici sicuramente, però non deve essere una scusa e probabilmente anche la panchina un po' corta ci si fa sentire, però non potevamo fare molto meglio di quello che eravamo il primo tempo, abbiamo cercato di mostrare nel secondo, però ovviamente erano andate su di tanto, quindi non è facile poi ricucire 10 gol, ma ci abbiamo messo il nostro. La società intanto si è mossa sul mercato, abbiamo letto di qualche annuncio in settimana, aspettate di tornare al completo, insomma Brixen comunque, che aveva giocato tra l'altro prima degli infortuni un'ottima porzione, prima porzione di stagione, rimane tra le candidate per rientrare nei playoff. Allora questo lo speriamo anche noi, ancora non abbiamo visto la nuova giocatrice, deve ancora arrivare, però ne abbiamo sentito parlare come tutti, ma ancora non la vediamo, quindi aspettiamo anche noi questo e vogliamo rimanere nelle prime quattro, questo è poco ma sicuro, la società ce l'ha comunicato anche loro, per questo anche hanno chiamato un rinforzo per darci una mano, quindi vedremo nella seconda metà del campionato come andrà, come procede. In un campionato che ha una particolarità. Siete quattro squadre, le quattro semifinaliste dell'anno scorso qui a Chieti, non c'è la prima in classifica però del campionato perché c'è questa incognita Castano Magnago che è un po' diventata, no, la mina vagante di questa Serie 1. Sì, io penso che fanno un buon lavoro a Cassano, quasi tutte le ragazze sono del posto, sono tutte giovani, giocano una bella palla a mano, veloce, ci credono fino alla fine, le ammiro perché comunque sono veramente tutte piccole giovani e fanno tanto.